Ciao a tutti amici di Sicilia Doc, siete pronti per un nuovo tour? Bene, oggi vi porto alla scoperta di un piccolo grande paese e mi raccomando, alla fine del video ci sarà un messaggio molto importante da non perdere. Sicapu! Ecco dove siamo oggi, Castro Reale, paese di circa 2400 abitanti in provincia di Messina, a pochissimi chilometri da Barcellona a Pozzo di Gotto. Storia, arte e tradizioni, un gioiello incastonato sulle propaggini dei Monti Peloritani. Castro Reale deriva dal latino castrum regale, ovvero castello de re, perché fu una delle residenze preferite da Federico II d'Aragona, re di Sicilia, che nel 1324 riedificò il vecchio castello arabo, di cui oggi rimane la torre alle mie spalle. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Agata, una delle chiese più antiche di Castro Reale. Non lasciatevi ingannare dalla semplicità della facciata. L'interno è un grande contenitore d'arte. Custodisce opere del XVI secolo di artisti come Antonello Gagini, Giovanni Angelo Montorsoli, Gian Domenico Mazzolo. Durante i riti della Settimana Santa e nei giorni del 23 e del 25 agosto, il simulacro viene portato in processione. Viene posizionato su una lunga trave, raggiungendo un'altezza di circa 13 metri. Per tutti è la festa di Cristo Longo, il Signore Lungo. Sempre in questa chiesa è custodito il Santissimo Crocifisso, opera in cartapesta del XVII secolo, verso il quale la popolazione castrense ha una grandissima devozione. Dopo una lunga passeggiata tra le viuzze e le bellezze di Castro Reale, fermatevi e assaggiate uno dei prodotti tipici del luogo, un biscotto castriciano, detto anche biscotto da badessa. Delizioso! Buonasera, questo è il piccolo museo della moto, siamo a Castro Reale, in uno dei borghi più belli d'Italia, e qua dentro noi raccontiamo la storia che parte dagli anni 30 agli anni 70 con due sezioni riferite alle moto speciali, in quanto abbiamo dei soci che praticamente costruiscono le moto e che concorrono ogni anno al campionato mondiale di costruttori moto. Una piccola sintesi di questo museo è che, a differenza delle altre attività museali che troviamo in Italia, praticamente non è statico ma dinamico. In poche parole, tutte le moto che voi vedete qua dentro sono perfettamente funzionanti. Questo è un grande pregio rispetto appunto a quello che è la staticità dei musei. Mi rimane altro che salutare tutti gli amici di Sicilia Doc. A presto!
Questo alle mie spalle è il meraviglioso portale di impronta manieristica che insieme alla torre campanaria del 1518 arricchisce il prospetto principale della chiesa madre di Castroreale, il Duomo di Santa Maria Assunta. Antonello Gaggini, Andrea Calamec, Rinaldo Bonanno sono alcuni tra gli artisti che hanno impreziosito l'interno con delle opere meravigliose. Solitamente alla fine dei miei video vi invito a mettere mi piace e a condividere. Questo fatelo comunque. Però oggi qui con me c'è il professore Paolo Faranda, grande conoscitore della storia locale, che ci vuole dire una cosa molto importante. Sì, vorrei ricordare a tutti, innanzitutto ringrazio Cecilia Doc per aver attenzionato il nostro borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, che quest'anno è stato scelto dalla RAI in rappresentanza della Sicilia per il concorso Kilimangiaro di RAI 3. Occorre votare almeno una volta al giorno per Castroreale. Castroreale è il borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, e votare per Castroreale significa votare per la Sicilia, votare per i giovani, per lo sviluppo turistico del territorio, in modo particolare, come dicevo poc'anzi, per i giovani, perché il turismo non è altro che uno dei motori dell'economia dei nostri borghi, della nostra amata Sicilia, in particolare dei piccoli borghi montani, tanto belli, tanto ricchi di storia, d'arte, cultura e di unicità, come Castroreale. Votate Castroreale. Votate, votate, votate. Votate Castroreale. Sicapur.